Siamo circondati da strade piene di buche. Evidentemente c'è un problema di costi. California. Buongiorno ragazzi, benvenuti al canale a tutti. Allora, siamo tutti forzatamente a casa, quindi snoccioliamo un po' di argomenti che io in realtà avevo già in testa un po' di tempo fa. Però, come al solito, preso da mille impegni, mi sono un po' sfuggiti via. Allora, ho iniziato ieri a trattare l'argomento delle rotonde. Anzi, precisiamo, le mini rotonde. Ho visto che ha sollevato un buon interesse da parte vostra. Tra l'altro, alcuni di voi mi hanno sollecitato a parlare anche delle problematiche delle strade. E quindi, tutto sommato, mi sono venuti in mente 3-4 argomenti relativi alla viabilità in generale che mi sembra una buona occasione trattare in questi giorni in cui comunque sono bloccate le prove su strada e video in esterna. Quale migliore occasione per parlarne, visto che siamo tutti un po', diciamo, obbligati a stare in casa. E quindi oggi trattiamo l'argomento buche nelle strade. Allora, voglio fare una premessa. L'argomento buche nelle strade è sempre stato trattato da un grandissimo che è Lambrenedetto, che ammiro molto per la sua caparbietà dei suoi video, pur essendo molto semplici, ha portato lui in luce la problematica italiana di avere delle strade veramente devastate, soprattutto in confronto a quelle in Svizzera. Io abito a circa 25 km dal confine con la Svizzera, ci vado spesso e vi devo veramente confermare che ci sono due mondi diversi, nonostante una distanza così piccola. Allora, là effettivamente le strade sono veramente ben tenute, sia come manto stradale che come segnaletica orizzontale. E i tombini sono veramente a livello, come dice lui, perché ormai ha creato questo tormentone dei tombini a livello che ormai è storico, ma il concetto è giusto, cioè i tombini devono essere a livello col manto stradale. Se sono sotto, si creano delle problematiche per chi va in auto o in moto, perché diventano pericolosi. Allora, io non sono un addetto ai lavori, ho fatto un po' di urbanistica in università quando ho fatto architettura, e quindi ho sviluppato un'attenzione ai dettagli, per cui effettivamente il tombino deve essere allineato al manto stradale. E cosa sta succedendo da noi? Quando si riasfalta, il tombino non si tocca e lo strato che si aggiunge di catrame o di asfalto si va a sovrapporre a quello precedente, ma se non si alza il tombino con il suo anello sotto, il tombino rimane sempre a questa altezza. Quindi si sovrappongono strati di catrame o di asfalto e il tombino rimane sotto a volte anche per 6-8 cm, diventando una vera e propria buca. Quindi sono pericolosi anche per chi fondamentalmente va in moto o in bici o comunque anche in auto. Questo è un primo tipo di problematiche che abbiamo sulle nostre strade, cioè il fare in modo che quando si riasfalta vengano di conseguenza anche sollevati i tombini per farli stare allo stesso livello. Evidentemente c'è un problema di costi, perché comunque anche smurare un tombino, rialzarlo, ha dei costi che si sommano a quelli già risicati che i comuni hanno per asfaltare. E quindi è una problematica economica, peccato, perché così è veramente pericoloso. Altra problematica, che è la tematica fondamentale del video di oggi: siamo circondati da strade piene di buche. La foto che ho fatto nella copertina è stata fatta a 30 metri da casa mia, quindi non ho dovuto cercarla col lanternino. Sono davanti agli occhi di tutti le strade, in qualunque regione voi siate, però sono davanti agli occhi di tutti le strade italiane che necessitano seriamente di manutenzione. Ma manutenzione seria, fatta in un determinato modo, ovvero normalmente qua funziona che quando c'è un buco si tappa soltanto quel buco sovrapponendo un po' di catrame, spesso si danno due vangate con la pala e per il comune il buco è stato coperto. In realtà, per far durare quella lavorazione va fatta in un ben altro modo, ovvero va scassato tutto il buco di almeno una decina di centimetri in una forma regolare
su cui poi va dato tutto lo strato di asfalto. Il tutto va poi sigillato nel perimetro, su cui poi deve passare il macchinario apposta che, schiacciando forte, compatta bene l'asfalto. Questo sarebbe il lavoro a regola d'arte. Non entro nel merito di quale attrezzatura o quale macchinario andrà usato, perché tanto sono sicuro che qualcuno di voi li conosce meglio di me. Anzi, vi invito a scrivermi nei commenti quali sono i nomi degli apparecchi che si utilizzano, giusto per avere la nomenclatura corretta. Ma il concetto è quello che mi interessa. Se si va a coprire un buco e non si toglie neanche la ghiaia che c'è al suo fondo, quello che si andrà a sovrapporre con le prime vibrazioni di passaggio di auto andrà a staccarsi come fosse un tappo di una bottiglia. Non potrà mai essere stabile su dove noi lo andiamo a mettere, perché, ripeto, la superficie di adesione deve essere massima, ecco perché serve scassare di 10 centimetri, deve essere regolare in modo che le forze esercitate lungo il perimetro siano uniformi in ogni loro punto, ed ecco perché anche va tolta tutta la ghiaia destabilizzante sotto e deve essere pulita la superficie su cui si va a mettere il materiale nuovo. Detto questo, noi abbiamo un concetto italiano, dovuto anche al fatto che sicuramente mancheranno dei soldi, di fare una toppa della controtoppa della controtoppa. Termine anche questo usato dalla Benedetto, ma non ce n'è un altro più giusto di questo: la toppa della controtoppa. Infatti si vedono quotidianamente queste strade con macchie di asfalto sovrapposte, una più chiara, una più scura, una intermedia, a seconda di quando sono state messe, perché quella più vecchia sarà un po' più chiara, quella un po' più recente sarà la macchia un po' più scura. E quindi cosa succede? Che queste strade si riempiono di tanti mini dossi che rendono la guidabilità e il comfort di guida anche particolarmente fastidioso. Fondamentalmente, sia tappate malamente che lasciate anche aperte queste buche, determinano una maggiore usura sulle nostre auto in termini di deterioramento della gomma. Si piegano i cerchioni. Si va a rovinare tutta la ciclistica dell'auto, quindi il gruppo sospensione braccetti lavora molto di più perché viene sollecitata a vibrazioni superiori che non a una strada piatta. Mi sembra intuitivo il discorso. Quindi abbiamo due tipi di problemi: uno di usura dell'auto e un altro di pericolosità per le persone che guidano quell'auto o che vanno in moto in bicicletta. Quindi assolutamente questo tipo di lavori vanno fatti a regola d'arte e non tappati così alla spera in Dio in maniera improvvisata, perché durerebbero poco, necessiterebbero di continua manutenzione, invece fatto una volta potrebbe durare anche anni. Solo che se le amministrazioni comunali, per mancanza di fondi, cercano subito di coprire la crepa o il buco nel miglior modo possibile spendendo meno, il metodo della toppa col badile è quello che immediatamente dà l'idea che un lavoro è stato fatto. Poi non si rendono conto che invece così facendo continuano a fare delle manutenzioni sulle strade che vanno a costare di più che non a farlo una volta fatto bene. Tra l'altro, segnalo una pericolosità, questo ovviamente nel mio territorio, ma penso che ognuno di voi abbia strade simili a quella che descriverò io adesso, anzi citatemele qua sotto nei commenti. C'è una strada per andare verso Varese, che quindi è leggermente un po' più in alto rispetto al livello del lago, e si fa una strada a curve salendo, dove uno di questi tornanti ha una particolare zona piena di crepe, toppe e buchi. Il problema è che quella curva, mentre sale, tende a buttarti anche fuori perché è inclinata molto verso destra. Quando con la macchina si percorrono quelle toppe, quei buchi, anche rispettando il limite di 50 all'ora, la macchina tende veramente a sbandare verso l'esterno, ti si allarga parecchio sia il muso che il posteriore, e se tu non stai veramente attento, tendi a essere buttato fuori. Quindi c'è anche una problematica legata alla dinamica di guida, perché non tutti questi buchi e queste toppe sono nei rettilinei. Il problema è quando sono in curva.
dove fa intervenire il controllo della stabilità, ma se non ce lo si aspetta, la macchina comunque trasla un po', si sposta e si può finire veramente contro o l'aiuola o il muro, comunque sul bordo esterno. Quindi c'è anche un problema di pericolosità alla guida. Ho visto, sempre tramite YouTube, che ci sono dei macchinari molto interessanti che vengono utilizzati, ma non credo da noi perché non li ho visti, invece in Svizzera sì. Perché cosa fanno questi macchinari? Vanno a intervenire appena il manto stradale si crepa, no? Evitando che questa crepa poi diventi un buco e quindi abbia bisogno di una determinata manutenzione, vengono utilizzati due macchinari, uno ad aria calda a 1530 gradi che praticamente pulisce e allarga bene questa crepa iniziale, su cui poi viene passato un altro macchinario che cola una sorta di gomma dura e quindi viene fatta come una sorta di cicatrice nera all'interno della crepa. In questo modo il manto stradale viene salvato. Questa lavorazione costa relativamente poco, quindi non c'è bisogno di scassare superfici ampie con anche più spreco di materiale e tutto sommato dura nel tempo. Ecco, io questo tipo di sistemazione stradale in Italia non l'ho mai vista perché queste lunghe cicatrici scure, almeno io parlo in Lombardia e Piemonte, dalle mie parti, ma anche in Liguria, non le ho quasi mai viste. E invece sarebbe una cosa utile per prevenire il nascere di grandi buchi o di grandi crateri, intervenendo subito, appena il manto stradale si crepa. Poi ho visto che molti di voi mi hanno commentato già nella foto che ho postato prima, ecco i nostri soldi del bollo invece che essere utilizzati per sistemare le strade al meglio, chissà in che tasca vengono imboscati. Effettivamente viene da pensare che con tutti questi soldi che stiamo pagando di bolli, ci ritroviamo delle strade che non sono neanche adeguate ai costi che paghiamo, perché sicuramente una parte del bollo andrebbe impegnata nella manutenzione stradale. E tutta questa manutenzione non la si sta vedendo. Io per lavoro mi sposto molto all'interno della Lombardia Piemonte, nelle province di Varese, Novara, Como, Varese e Verbania, quindi conosco nel dettaglio bene queste province, chi più chi meno messe veramente male. Soprattutto, e se c'è qualcuno di quella zona, confermatemelo, nella provincia di Como particolarmente, io quando mi sposto per andare a lavorare là, so che mi aspetterà una giornata dove devo stare veramente attento a schivare i buchi, oppure torno a casa con veramente del mal di schiena. Bisogna capire come mai certe province hanno delle strade migliori di altre. Ci saranno anche lì dei motivi economici. Se vi è piaciuto questo argomento, che comunque è infinito e mi rendo conto che non basterà un video di 15 minuti a esaurirlo e a trattarlo, magari grazie anche ai vostri commenti qua sotto ne riprenderò un'altra puntata e approfondiremo certi tipi di discorsi. Per oggi è tutto, ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate delle strade in generale in questo paese o nello specifico dove abitate voi, come sono. Qua sono tragiche. Per oggi è tutto. So benissimo la situazione com'è italiana per tutto quello che ci sta succedendo. Il senso di non parlarne non è far finta di nulla, è soltanto per non appesantire ulteriormente discorsi che si stanno facendo quotidianamente in tutte le televisioni nazionali. Non essendo io un medico, non me la sento di esprimermi su cose o giudizi da non addetto ai lavori. Quindi lasciamo parlare chi di queste cose ne sa. Per oggi è tutto, ragazzi. Un abbraccio, un saluto da Dave. Siamo tutti forti, teniamo botta, eh? Ciao ragazzi, al prossimo video. Ciao!